Something terrible happened there, but a long time ago. Ciao a tutti, sono Federica e bentornati su True The Woods. Continuiamo la nostra scalata. Forgotten by everyone. When my father died, we buried him and we mourned him. I told Espen he was in a better place and to remember his grandfather as he was before he got sick. Who was mourning these people? Where were they remembered fondly? It seemed like the people on the island had been fighting to hold on for so long, then just let go. But I wasn't ready to let go. I wasn't ready to let Espen become a memory. No, no, ma tranquilla che adesso ci proviamo a ritrovarlo, eh. Stai buona, non rompere. Dunque, vediamo questa casa, se c'è qualcosa. A parte... Oh, 10.000 cadaveri. Che è successo qua? Vediamo. I fratelli sono intrappolati. Parte 1. Racconti degli abitanti. La giornata è stata fruttuosa. Gli anziani hanno finalmente decretato che era necessario fermare i lupi ed ecco, siamo riusciti a intrappolare i due bastardi nella gola. Abbiamo mandato due ragazzi nelle gallerie, come esploratori. L'ordine era di tornare solo quando avessero scoperto dove erano nascosti quei due. Fatto ciò, alcuni di noi si sono intrufolati nelle gallerie fino alla gola, portando capre morte e secchi di frattaglie. Quell'ammasso di carne e ossa venne sparso per terra, in un angolo buio del passo. Le stupide creature sono state attirate dall'odore del sangue e sono così arrivate nella gola. Non le avevo mai viste prima e mi spaventai per la loro grandezza. Gigantesche, erano gigantesche. Alte come uomini ma esili e dall'aspetto malato. Mentre uscivano dalla galleria apparivano coperte da simboli e sembravano risplendere nel buio. E sono sicuro che si stavano bisbigliando qualcosa. Sì, ma di bene in meglio, devo dire. Cioè, poi altri mostri, no. Guarda questo, c'è anche il pellicciotto. Ma che figo. Pellicciotto di capra. Cioè, voglio dire, ormai stiamo incontrando tutti i mostri. Basta. Direi che va bene così. Qua si scende. E di qua c'è un'altra casetta. Vediamo. Però si prosegue anche di qua. Sì, ma dai, ma è sempre così enorme sto posto. Oh, forse si scende solo per andare lì. Allora, aspettate, vediamo. Vediamo, vediamo. C'è un'altra casetta qua. Di qui non si entra. Vediamo da questo lato. Qua davanti forse, sì. Ok, qui c'è gente che dorme, piano, non facciamo rumore. Stia tranquilla, non la disturbo. Prendo solo questo oggetto che è un corno di montone. Askeladden e la principessa. Fratelli, ho trovato un corno di montone. Buono, adesso sei contenta? Di qui? Un altro di questi alberi strani che non ho capito a cosa serve. Salve. Vabbè. Mi fa piacere. Ho visto una roba che si muoveva. Però mi sa che era tipo una bandiera che è scomparsa improvvisamente. Altre colonne. Vediamo qua sotto, che avevo visto uno scheletro. Magari c'è qualche oggetto. Uno? Direi più o meno 10.000 scheletri. Oh cavolo. E io ci sto camminando bellamente sopra, come se niente fosse. Però niente, nessun oggetto da raccogliere. Mi fa piacere, direi di andare via. Non ne voglio sapere. Torniamo su. Che c'erano altre case da visitare, tipo questa. Messo, rubo solo documenti, me ne vado via. I fratelli sono intrappolati, parte 2. Racconti degli abitanti.
Una volta giunte all'altra estremità, mentre erano impegnate a rimpinzarsi, siamo corsi alle loro spalle e abbiamo chiuso le porte dall'interno, intrappolandole. Oh, come hanno ululato quando hanno capito cosa avevamo fatto. La porta più vicina a me tremò, mentre i fratelli cercavano di buttarle giù, invano. Le porte erano state costruite per resistere a bestie più forti di loro. Adesso che le porte sono sigillate, sarà quasi impossibile andare negli altri villaggi. Ho capito, sono quelle porte che incontriamo ogni tanto. Infatti i sentieri sono infestati da ogni tipo di empia creatura, ma l'importante è che i fratelli siano relegati per sempre. Un giorno glorioso per l'isola, per la prima volta dopo tempo immemore. Sì, ma non so cosa sia peggio, se morire con le creature o morire con quei cosi dentro la grotta, cioè vedete voi. Quindi io mi sto facendo tutto il giro più lungo per colpa vostra. Vi odio immensamente, stupidi abitanti del cavolo. Dunque, di qua c'è un altro cancello. Cos'è? Perché mi ha dato un achievement così a caso? Cos'è? Oddio, c'è Gandalf. Che cavolo ci fa qua Gandalf? Che sembra una lumaca. Mi scusi. Ehi, non mi fa entrare. Mi scusi, lei. Gandalf. Dove sta andando? Ma cosa? Mi devo andare poi a leggere che achievement è. Cioè. Ok. Cioè, non mi fa entrare qui. Però non posso neanche fermarlo, né nulla. Non so cosa sia, non voglio farmi più queste domande e me ne vado, perché questo gioco sta diventando alquanto strano e inquietante. Andiamo avanti, di qua. Oh, salvataggio. Grazie, salvataggio. Ti amo, abbracciami tutta, salvataggio. Sei fantastico, ti lovo, salvataggio. E si ritorna giù, perché giustamente ci piace passare da una collina all'altra. No, non lo voglio sapere. Sarà di nuovo il caprone, no? No. Cacchio. C'è una musica. No. Cioè, sta musica da dove arriva? Per favore. Stiamo scherzando? Qua c'è della luce. Piano, perché... non mi fido per niente. Fammi andare a vedere cosa c'è qua. Cambiata la musica. Adesso mi sa di... tipo Kung Fu Panda. Quando è col maestro morto. Vabbè. No, aspetta. Qua si prosegue. Madonna mia, è immenso sto posto. Io... Dunque... qui non mi sembra di vedere robe utili. Ora. Oh, non ti buttare giù però, mia cara. Volevo capire. Perché di qua c'è il ponte che porta lì. Ma invece andando giù cosa c'è, scusa? Ah, ta 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 ta. Proviamo ad andare di sotto. Non mi ispira per niente. Tanto abbiamo appena salvato. Piuttosto moriamo. Jesus. Porca paletta, via, cos'è? Sì, ciao, buonanotte. Oh, aiuto! È un maiale!
che mi ha ucciso bellamente. Sto sbloccando un bordello di achievement a furia di morire. Allora, facciamo, proviamo un'altra cosa. Allora, lui è quel coso lì. What's that sound? Se io vado piano e senza luce, lui mi vede, voglio fare questo tentativo. Perderò tempo, ma voglio capire se è così. Si sveglia o che cosa? Cioè, mi sembrava una roccia. No, ok, non lo posso... No, direi di no. Vabbè. Però c'è qualcosa in fondo. Un modo terribile in cui muore, mamma mia. Volevo capire però se, continuando ad andare a zigzag, posso arrivare lì oppure bisogna andare prima sopra a raccogliere qualcosa per allontanarlo. Capaletta, perché così è un casino. Diciamo che andiamo su e vabbè, chi se ne frega del documento. Se c'è un documento. Altrimenti magari troviamo qualcosa qua per tipo allontanarlo. Non so. Non mi ricordo più se c'era scritto qualcosa nei fogli che abbiamo trovato. Dopo un po' mi perdo anch'io. Allora, qui c'è un disegno. Looks dangerous. Sì, abbastanza. Ma meno pericoloso di quel coso che c'è laggiù. Perché vedete, lì in fondo ci sono tipo delle... dei cancelletti. Quindi magari c'è qualcosa. Vabbè. Amen, mio caro porcello. Fatto in modo molto strano. Ti lascio lì. E io proseguo da questa parte. A meno che c'è una strada per evitarlo. Vedi, c'è una casa lì. E là c'è qualcos'altro. A meno che posso scendere. A meno che tipo questa è una scorciatoia, che io scendo poi dall'altra parte ci posso arrivare. Proseguiamo. Cos'è quest'altro rumore? No, adesso ho sentito un'altra cosa. Non era un troll, sembrava una cosa un pochino più grossa. Aiuto. Forza e coraggio, Fede. Morirai e basta. Ah, ecco, vedete, di qua si scende. Allora, facciamo una cosa. E adesso ci vado da quest'altro lato. Perché vedete, lì c'è una casa con una luce. Io voglio capire che cazzarola c'è dentro. Ah, comunque era chiuso. No, era aperto qua. Volendo si poteva anche entrare. Vabbè, l'abbiamo evitato bellamente. Buona sapersi. Oh, che carino. Molto invitante. Il settimo padre, altri racconti. Buonasera, signore. Potrei dormire qui stanotte? Ma direi di no. Non le conviene. Qui abbiamo anche un documento. Il cinghiale. Bah, sarà mica quella creatura che abbiamo appena incontrato. Racconti degli abitanti. Quella povera... povera? Creatura. Lo conosco dai racconti. Serimn, divenuto pazzo perché arrossito e mangiato ogni notte dagli affamati guerrieri del Valhalla. La sua fuga è un presagio molto oscuro. Con che cosa banchetteranno adesso i morti? Durante la notte ho cercato di avvicinarmi a lui per vedere se ciò che dicono le leggende è vero. Mentre la bestia dormiva, con il mio coltello ho staccato un pezzo della sua carne, dolce e sanguinolenta. Deve essere mangiata subito, cruda e fumante, perché se si aspetta troppo diventa una scorza dura. E io sto perdendo la voce per qualche assurdo motivo. Il sapore è migliore di quello del cibo che mangio di solito, anche se è difficile da digerire. Potrei offrirne un po' a Eric la prossima volta che passerà da queste parti. Gli dei sanno quanto sia diventata difficile la sua vita da quando è stato concluso l'accordo. È una povera creatura anche lui. Ma siete stupidi? Cioè,
Questo vi rapiva i figli e adesso perché è diventato una senza, perché senza cibo è povera creatura, cioè dopo tutto il male che vi ha fatto, ma voi siete proprio fuori di testa. Avete qualche problema. Ok, andiamo di qua. Salutiamo il cinghialetto. Noi dobbiamo trovare Espen, se la smette di... Questo è il ponte che avevamo visto all'inizio del capitolo. Quindi forse il caprone qua non sale. Il maledetto mini Krampus. Andiamocene, va. Prego, dimmi che... Io preferivo i troll. Cioè, almeno quelli li sentivi. Se ne stavano un po' per i fatti loro. Dovevi solo evitarli. Cioè, adesso cosa succede? Cos'è sto rumore? Dai, ma una cosa che mi va bene in questo gioco c'è? Cos'è? Ho sentito... Oh! Oddio! Salve! Lei? Cos'è? Un uccellino? C'è il becco da uccellino. Ma se mi sposto mi guardi? Direi di sì. No, non voglio sapere. No, non voglio. Non mi faccio domande. Cos'è? Ti faccio uno screenshot perché sei simpatico e non mi stai facendo del male. Però sei inquietante. Se ti punto la luce ti dà fastidio. Lasciamo perdere, andiamo via. Lei, tra l'altro, non si fa domande di tutto ciò, è molto emozionante, devo dire. Mi sta ancora guardando, non si vede. Fa vedere. Dai, è inquietante, cos'è sta roba? Cosa ti sei fumata, Shura Maria? Qui qua c'è qualcosa che non quadra. Ok. Visto che mi ha fatto un salvataggio, io direi di fermarci qua, perché chissà quando sarà il prossimo, quindi magari questo video verrà un pochino più breve. Ok ragazzi, quindi scopriremo le assurdità della nostra Sciura Maria nel prossimo episodio. Stoppo qui e ci vediamo nella prossima parte. Bye!